arrivata, arrivavamo da un periodo altalenante, quindi un po' di vittorie, un po' di sconfitte. E da quella partita, appunto, con la reazione del quarto quarto, è un po' cambiata la nostra stagione. Abbiamo avuto una grande reazione che ci ricordiamo tutti e deve servire da stimolo per fare nuovamente questa bella partita domenica, perché appunto non arriviamo da un momento facile e adesso c'è la parte più importante della stagione, le ultime partite che sono tutte importantissime per conquistare i playoff e quindi abbiamo appunto la voglia di ripetere il quarto quarto di quella partita, spalmata ovviamente nei 40 minuti. Quindi mi aspetto appunto una reazione nostra che potrebbe portare appunto a un finale di stagione importante. Ma credo che Legnano sia una grande squadra, che abbia dimostrato appunto nel girone di andata, dove è sempre stata tra le prime due posizioni, ha conquistato la Coppa Italia. Credo ci possano stare un po' di sconfitte nel girone di ritorno, soprattutto perché hanno perso un giocatore importante come Frassinetti. E penso che appunto anche per loro questo finale di stagione sia importante, perché anche loro dovranno conquistare un piazzamento per i playoff, perché ci sono molte squadre che stanno lottando appunto per una posizione alta in classifica, quindi credo sarà una partita tosta. È uno scontro diretto con una delle squadre che attualmente stanno in quei primi quattro posti, quindi è evidente che una vittoria è una vittoria, sperabilmente con una differenza canestri che possa portare a nostro vantaggio lo scontro a favore, lo scontro diretto, rappresenta quasi un irrinunciabile obiettivo di questa partita, nell'ottica di pensare ai primi quattro posti, perché è ovvio che non basterà conquistare punti con le altre squadre o comunque quelle con le avversarie che il calendario ci riserva e che non hanno in questo momento una posizione così nobile in classifica, perché i punti comunque andranno fatti e comunque avranno un valore, no? Cioè in una situazione così equilibrata di finale di stagione regolare. Lo scontro diretto con Legnano rappresenta da questo punto di vista, cioè obiettivo prime quattro, un'occasione direi quasi irripetibile per andare a portare via qualcosa proprio a una delle squadre su cui dobbiamo fare e costruire la nostra rimonta. Ah, sicuramente è stata una partita in cui abbiamo avuto la capacità di imporre un ritmo, di imporre alcune idee in chiave tattica. Ed è evidente che se da un lato sapevamo che l'allungare, no? L'allargare il raggio difensivo di pressione contro una squadra di grandissimi tiratori ci avrebbe con ogni probabilità scoperto un po' di più all'interno dell'area, ma oggettivamente siamo andati ben oltre le aspettative e non in termini positivi, ovviamente. Mi aspettavo di concedere qualche rimbalzo d'attacco in più, ovviamente il 40% dei rimbalzi nella nostra area concessi agli avversari è troppo. Quindi lì, secondo me, è stato un primo così, una prima causa di questa sconfitta, anche forse la più importante, nel senso che il parziale di 7-0 in 15 secondi che abbiamo subito a un certo punto, e un altro parziale di 5-0, che sono stati quelli che numericamente hanno dato il via a un vantaggio da parte loro più consistente, chiaramente avrebbero avuto un'incidenza diversa se noi nell'arco della partita avessimo tolto 4, 5, 6 possessi, no, di quei secondi tiri e di quelle situazioni che si sono create. Però chiaramente è una partita che sicuramente abbiamo condotto per larga parte, e quindi devo dire la verità, ha un sapore diverso, ci lascia una prospettiva e è un pensiero diverso rispetto alla sconfitta, ad esempio, in Coppa Italia, piuttosto che ancora più gravi le sconfitte di Casale, di Latina, eccetera, eccetera.
Questa è una squadra che poco tempo, po poche settimane, 2 settimane prima aveva dato 30 punti a Siena in casa sua, tirando oltre il 50% da 3 punti, come avevamo detto in sede di presentazione della gara. Quindi, da questo punto di vista, il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro importante. È chiaro che una squadra che ha bisogno di fare dei punti, come siamo noi, ma come in questo momento, diciamo, è un concetto che ci accomuna quasi tutti, no? Però noi siamo un passettino, un gradino al di sotto delle nostre aspettative, per cui ne abbiamo forse più bisogno di altri. Parlare di una sconfitta in termini anche solo parzialmente positivi può sembrare magari poco così, un po' di facciata. E invece credo che noi dalle cose positive dobbiamo trarre energie, trarre convinzione, trarre fiducia, perché se passiamo la nostra vita a evidenziare continuamente, costantemente la cosa o le cose che non vanno, poi diventa difficile, no? Avere quell'autorevolezza sul campo, le prime difficoltà, tutta questa pressione, questa negatività, finisce per avere un'incidenza sull'approccio alla gara, cosa che noi come squadra dobbiamo evitare. Quindi prendiamo quello che di buono viene Rieti, da Rieti purtroppo non ci vengono 2 punti che per noi sarebbero stati assolutamente di fondamentale importanza, e cerchiamo di vivere ovviamente nel giusto modo queste ultime 6 partite. Insomma, ci sono 12 punti in palio, vuol dire sì, poter arrivare anche decimi, ma vuol dire anche poter arrivare quarti o terzi. Quindi in questo momento si aprono ogni domenica scenari completamente nuovi, perché gli scontri diretti, visto che ci sono 12 squadre interessate a una zona di classifica, è evidente che ogni domenica ci sono 4-5 scontri diretti, perché di fatto il calderone è talmente capiente che tutti gli ingredienti lì sono. Per cui, ecco, è un'occasione importante. Portiamoci quanto Rieti ci ha detto, in positivo e ovviamente anche nell'attenzione, perché abbiamo un altro brutto cliente quanto a rimbalzi offensivi, insomma, Mosley, no, lo stesso Yedioha, Raivio, che nel suo ruolo specifico è forse uno dei migliori rimbalzisti offensivi del campionato. Quindi, insomma, avremo anche qui questo problema, dovremo cercare di fare tesoro dell'esperienza dell'andata contro di loro, di quel parziale che tu hai citato, e anche di quanto ci viene da Rieti. Una squadra aggressiva, una squadra di grandi ritmi, una squadra di grandi giocatori di uno contro uno. Palermo, Raivio, c'era Frassinetti, e l'assenza di Frassinetti è sicuramente un'assenza importante. Martini, è una squadra che ha un dominatore d'area e ha tanta pericolosità perimetrale, sia a livello di tiro da tre, sia a livello di capacità di attaccare l'area, di penetrare, di mettere in difficoltà le difese, perché gli aiuti potranno essere limitati e relativi, perché chiaramente se sugli aiuti coinvolgiamo i lunghi particolarmente, poi ci apriamo alle situazioni di rimbalzo e di scarico interno che abbiamo sofferto a Rieti. Quindi sarà una partita da questo punto di vista molto impegnativa. Vengono da un'importante vittoria con Biella. E quindi voglio dire, probabilmente hanno ritrovato un attimo di equilibrio dopo aver dovuto tamponare l'assenza di Frassinetti nelle prime 2 o 3 occasioni in cui questo è stato necessario. Sicuramente è una squadra che può essere spettacolare, può essere brillante, ama giocare a ritmi alti, ti attacca sempre, non ti lascia riflettere mai né in attacco né in difesa. Quindi è una partita su tutti i 28 metri del campo che sarà particolarmente impegnativa.